Eccoci qui, siamo in diretta anche questa sera. Allora, sono un po' in ritardo, ma nonostante questo ritardo, comunque, ho deciso di non lasciarvi sole questo martedì e farvi compagnia con questa diretta chiacchiericcia, all'interno della quale rispondo a quelle che sono le vostre domande. Quindi fatemi tutte le domande che volete perché ne parliamo all'interno di questa diretta insieme. Allora, questa sera appunto rispondo a quelle che sono le vostre domande, ma in particolare prima di rispondere alle vostre domande ci tenevo ad aprire una piccola parentesi perché molto spesso mi capita di leggere di donne che lamentano il fatto di non essere fortunate, ma di essere sfortunate. In che senso? Mi spiego meglio. Come ben sapete, noi ogni settimana vi portiamo su questi schermi, vi presentiamo quelle che sono le nostre guerriere vincenti che vogliono ovviamente condividere con voi i loro successi. Non tutte accettano l'intervista, non tutte vogliono mostrarsi, alcune non possono perché magari vendono beveroni e quindi non possono farsi vedere, altre perché magari sono delle influencer e non vogliono far vedere che seguono il metodo FESPA perché sponsorizzano tisane e quant'altro, quindi entrerebbero in contrapposizione con le varie aziendine di tè, tisane, bibitoni, eccetera, eccetera. Quindi, però, ogni settimana, tranne la settimana scorsa e questa settimana, ma ogni settimana vi portiamo delle storie di successo di alcune delle nostre guerriere vincenti. E molto spesso mi capita di leggere questi commenti di queste donne che scrivono cose del tipo: vabbè, ma tu sei fortunata, riferendosi alla donna che sta testimoniando, no? Alla donna che magari ha perso chili e centimetri con uno dei nostri percorsi. E vabbè, ma tu sei fortunata. E vabbè, ma tu sei geneticamente portata. E vabbè, però tu hai la fortuna dalla tua parte. Io sono sfigata, io sono sfortunata, io di qua, io di là. Io ho i problemi, io ho mio marito che fa così, tu sei una donna single, piuttosto che io ho i figli, tu non ne hai, eccetera, eccetera. No? Quindi si tende a non si riesce, alcune donne non riescono a, come dire, capire che quando noi vi portiamo delle testimonianze, che siano video, che siano foto, non sono donne fortunate, perché la stragrande maggioranza delle donne che potete vedere, che potete ascoltare o che potete vedere delle foto, sono donne che alcune non hanno una vita facile, hanno problemi familiari anche molto gravi. Alcune hanno una vita facile, vabbè, magari non hanno gravi problematiche personali o familiari, però comunque, insomma, le sfide quotidiane le abbiamo un po' tutti, no? Tutti noi ogni giorno combattiamo delle battaglie, chi in un modo, chi in un altro, chi più, chi meno, ma tutti, insomma, abbiamo quelli che sono i nostri problemi, che a me piace chiamare sfide, non piace chiamare problemi per l'appunto, no? E quindi cosa volevo dire? Quello che volevo dire è che le donne che voi vedete, che ottengono risultati con i nostri percorsi, ma anche magari qualche donna che potete vedere in forma, che non segue il metodo, magari è una donna magra per natura, come dire, no? Non sono delle donne fortunate. Non sono delle donne baciate dalla fortuna o geneticamente portate. Sono semplicemente delle donne che fanno delle azioni per avere quel determinato risultato, per raggiungere quel determinato fisico. Sono delle donne che non si piangono addosso, che non si lagnano e soprattutto sono delle donne che come priorità hanno un benessere psicologico e fisico. Hanno a cuore la cura della persona, sia da un punto di vista estetico, sia da un punto di vista ovviamente anche in termini di salute, perché una donna che cura l'alimentazione, che fa attività fisica, che dedica del tempo, ma anche se in realtà non c'è bisogno di dedicare chissà quanto tempo, perché tutte voi mangiate. Il problema è che alcune
La stragrande maggioranza delle donne mangia malissimo, non ha un'educazione alimentare, ha delle pessime abitudini alimentari e quindi nutre male il suo corpo. E ovviamente, se voi nutrite male il vostro corpo, i risultati saranno scadenti. E dall'altra parte ci sono queste donne, che seguono protocollo guerriera vincente, che si prendono cura del proprio corpo, mangiano, perché mangiano, ve lo assicuro, ma se guardate i piatti che postano sul gruppo vi rendete conto che mangiano, perché sicuramente non fanno la fame, ma semplicemente sanno come mangiare. Punto. Hanno come priorità la cura del corpo. E la cura del corpo dovrebbe essere al primo posto per ognuno di noi, perché, come dico sempre, il corpo è la nostra prima casa. Questo corpo che adesso voi vedete su Instagram, vedete a metà, su Facebook, insomma, non mi vedete. Però il vostro corpo è la vostra prima casa. Prima viene il corpo, poi dopo viene la casa fisica, quella dove vivete. Ok? Quindi non esiste la fortuna, non esiste la sfortuna, non esistono eventi fortunati ed eventi sfortunati. Si tratta di priorità. Qual è la tua priorità? Qual è il valore per te al primo posto importante nella tua vita? Perché se la tua priorità è stare, come dire, svaccata sul divano e non fare zero movimento, mangiare male, eccetera, eccetera, è normale che i risultati che avrai non sono quelli delle nostre guerriere vincenti che perdono grasso e centimetri. Ok? È un po' come quando, se ci pensate, non lo so, se voi piuttosto di inserire nella vostra auto va a benzina, voi siete distratte e inserite il diesel, la macchina non funziona. Voi fondete il motore. Non gli state dando quello di cui ha bisogno. La macchina ha bisogno di benzina, non di diesel. Nel caso di una macchina a benzina. Capite il concetto qual è? Ok, quindi uscite da questa concezione di donna fortunata, io sono sfortunata, perché i problemi che avete voi, vi assicuro che ci sono donne che lottano, purtroppo io non posso dire tanto, però ci sono donne che lottano tra la vita e la morte ogni giorno, che noi seguiamo, che affrontano sfide che voi non avete neanche idea, che ottengono risultati, perché la priorità è sul prendersi cura di sé, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista di salute. Ok? Quindi fortuna e sfortuna non esistono. Tutto quello che voi vi dite, mio marito mangia male, quindi io mangio male, io c'ho i figli, io c'ho il lavoro, io c'ho questo e c'ho quello, sono scuse. Perché? Per essere in forma non si ha bisogno ovviamente di ore infinite, da tanto voi mangiate comunque. A pranzo mangiate, non è che non mangiate. Se avete dei figli, a maggior ragione li cucinate. Non mi dite che non cucinate il piatto di pasta ai vostri figli e che li lasciate digiuni. Uno. E due. Attività fisica, 20 minuti si trovano. Per due volte a settimana si trovano. Non ci credo minimamente che non avete 20 minuti per fare comodamente da casa del movimento. Ok? Quindi fortuna e sfortuna non esistono. I risultati che avete sono direttamente proporzionali alle azioni che fate. Punto. Non esiste la sfortuna e non esiste la fortuna. E se io non avessi deciso anni fa di alzarmi dal divano ed fare l'azione di alzarmi dal divano, appunto, ad oggi probabilmente non dico che sarei arrivata a vite al limite, perché non si possono mettere su 50 kg nel giro di pochi anni, però quasi, ok? Quindi la fortuna ce la creiamo noi, esattamente Sandra, sono donne che si comportano bene dal punto di vista alimentare, esatto. Buonasera, ciao Consiglia, ciao Giulia, ciao Antonietta, ciao a tutte. Buonasera, ciao Matilde, quelli sono i problemi. Esatto, i problemi sono molti altri. Il discorso è che purtroppo al giorno d'oggi ci si focalizza su piccolezze, si mette la propria attenzione su delle banalità, ci si arrabbia perché il figlio è arrivato con 10 minuti di ritardo a casa, piuttosto che il marito è andato a fare aperitivo senza di voi, ci si arrabbia per delle piccolezze inutili.
e non si mette il focus sulle cose che sono realmente importanti, che sicuramente non sono i 10 minuti di ritardo del figlio che esce la sera e non sono che il marito va a fare aperitivo con un amico. Chiaro? Fin qui ci siamo? Ok, ma adesso non divaghiamo perché altrimenti apriamo un discorso che non finisce più e questa diretta nasce invece per rispondere alle vostre domande. Quindi fatemi domande in modo tale che ne parliamo, rispondo alle vostre domande e poi insomma chiudo questa diretta che sono anche in ritardo. Ah, comunque non mi sono presentata, ma per tutte le donne che sono all'ascolto, che non mi conoscono, magari mi ascoltano per la prima volta, stanno guardando questa diretta per la prima volta, io sono Federica, educatrice alimentare, personal trainer, autrice di Non è una dieta e diversi libri, e qui non si vede, ecco qui, diversi altri libri che non vi mostro, se no insomma stanno da qualche parte lì dietro. Creatrice ovviamente dell'azienda Guerriere in Forma Metodo FESPA, azienda che ad oggi ha aiutato più di 1300 donne, state aumentando ogni giorno sempre di più, a trasformare il loro corpo senza seguire una dieta, per l'appunto, senza allenamenti estenuanti, senza pillole, beveroni, integratori, tutte queste cose che non servono per raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico. Ok? Dunque, dai, fatemi domande, io lo so che ci sono delle domande, non fatele timide, dai, fatemi domande, mi raccomando, tanti pollici in su YouTube, tanti cuoricini qui su Instagram, mettetemi un cuore, fatemi vedere che mi state ascoltando almeno. Ciao Patrizia, ciao a tutte, io gli altri commenti non li leggo e non vedo il nome. Allora, fatemi vedere... Ah, ecco, Manuela Filomena. Ok, perfetto, adesso li ho visti. Perfetto, perfetto. Allora, cosa volevo dirvi? Ah, tra 3 giorni chiudiamo, Tra 3 giorni siamo costretti momentaneamente a chiudere le porte di Protocollo Guerriera Vincente. Quindi io non sento, prova ad alzare il volume perché su Instagram dovresti sentirmi, se non mi senti, prova ad alzare il volume del telefono perché penso che mi sentano tutti insomma da Instagram. Vabbè, comunque stavo dicendo, tra meno di 3 giorni in realtà, il 12 agosto, chiudiamo momentaneamente le porte di Protocollo Guerriera Vincente. Protocollo Guerriera Vincente è il nostro percorso di punta di educazione alimentare online coaching. Lo chiudiamo perché a luglio c'è stato il lancio di Equilibrio. Se avete visto, insomma, se avete seguito le dirette nel mese di luglio, avete visto che c'è stato il lancio di Equilibrio, metodo delle porzioni e il metodo della camminata, tutto insieme dentro Equilibrio, che praticamente vi ha fatto impazzire, no? Siete anche entrate, chi rispettava i requisiti è entrata all'interno di Protocollo Guerriera Vincente e si è presa Equilibrio gratis, cosa che adesso non succede più perché era un'offerta limitata del mese scorso. E dato che a luglio abbiamo avuto queste numerosissime richieste, abbiamo preso dei posti di agosto. Dato che lavoriamo in modo personalizzato e sartoriale, non possiamo seguire migliaia di donne in un mese, capite che siamo limitati nei posti. E quindi per questo motivo, il 12 agosto, se non anche prima, perché state entrando in massa, dobbiamo chiudere momentaneamente gli accessi a Protocollo Guerriera Vincente. Non so quando li riapriremo, quindi non ne ho idea. Quindi contattate un consulente per maggiori informazioni e per l'offerta del 30%. Restano gli ultimi posti disponibili per accedere a questo percorso. Ah, non vi preoccupate, per chi è dentro, siete dentro, non vi preoccupate, per tutte le nostre clienti che sono dentro, ovviamente, il metodo, non vi preoccupate perché ovviamente voi continuerete ad essere seguite. 5, 8, seguo il metodo, pensavo comunque la maggiore, sono 2,5 kg, che ne pensi? Penso che devo visionare il check perché senza check io non posso dare una risposta. Ma quello che posso dire è che il dimagrimento non si vede sulla bilancia, io lo continuo a dire all'infinito, però è un discorso che non viene purtroppo capito perché vi abituano che il dimagrimento si vede sulla bilancia, che perdete 10 kg in un mese o più. E quindi il dimagrimento non si vede dalla bilancia, effettua un check e vediamo come stai procedendo. Perché magari il peso non scende, ma cambia la composizione corporea.
come il caso che vedrete domani. Domani uscirà un post di una nostra guerriera vincente che ha perso 4 kg e qualcosa in 6 mesi, ma ha rivoluzionato completamente la composizione corporea. Domani vedrete. Il suo obiettivo non era quello di dimagrire, ma era quello di tonificare e andare appunto a migliorare la composizione corporea, quindi avere una pelle più tonica, avere meno grasso e più muscoli, e in 6 mesi è riuscita ad ottenere dei risultati fantastici che domani vedrete. Domani vi pubblicheremo quelle che sono le foto. È dovuto all'allenamento. Che cosa? Che cosa, Sandra? Il miglioramento della composizione corporea, sì, all'alimentazione, all'allenamento, al fatto che ovviamente con lei abbiamo lavorato in modo specifico per le sue esigenze, ma lei si allena da casa, 3 volte a settimana, mi sembra non abbia attrezzi, adesso non ricordo, mi sembra si alleni a corpo libero, non ricordo in questo momento, perché siete troppe, non posso ricordare le situazioni di tutte voi nel dettaglio, ma sì, allenamento, alimentazione ovviamente. Questo percorso alimentare si può seguire per tutta la vita? Sì. Aspetta, cosa intendi, Matilde? Intendi la strategia alimentare o intendi lo stile di vita? Perché per dimagrire devi essere seguita. Quando poi raggiungi il tuo obiettivo, lo mantieni da sola. Infatti, non a caso, non mi vergogno di dirlo, alcune delle nostre guerriere vincenti, arrivate all'obiettivo, hanno deciso di continuare poi da sole. Perché? Perché sanno come comportarsi, quindi non hanno bisogno di continuare il percorso. E poi ovviamente ce ne sono altre che, nonostante raggiungano gli obiettivi, vogliono rimanere all'interno, quindi vogliono sempre essere aggiornate l'allenamento, l'alimentazione, i contenuti e tutto il resto. Quindi, quindi assolutamente sì. Il metodo diventa il tuo stile di vita, quindi te lo porti dietro per tutta la vita. Infatti non ho più potuto fare allenamento per troppo caldo e ho notato aumento di centimetri. Sì, ma l'aumento di centimetri... Allora, l'aumento di centimetri può dipendere da 2 fattori in particolare. Il primo è che, allora, innanzitutto quando fa caldo si tende a gonfiarsi di più. Quindi quando fa caldo è normale vedere un po' più di gonfiore, è fisiologico, ok? È normalissimo. Ovviamente il gonfiore, quindi quando noi tratteniamo liquidi, il gonfiore lo vediamo anche dai centimetri, lo vediamo dal peso, lo vediamo dai centimetri, ok? Perché ovviamente siamo ricche, piene di liquidi, e lo vediamo sia per quanto riguarda il numero sulla bilancia, sia per quanto riguarda i centimetri. Il secondo motivo è che ovviamente per tutte le donne novizie, che significa per tutte le donne che iniziano ad allenarsi da poco, iniziano da poco a fare attività fisica mirata e specifica, eccetera, eccetera, si ha all'inizio, perché poi questo non succede negli atleti e nelle persone avanzate, ok? Si ha una perdita di grasso e un aumento della massa magra. Questo non avviene solitamente in un atleta. Ok, ma nella persona novizia che inizia da poco, nella persona principiante sì, nel momento in cui ti aumenta quella che è la massa muscolare, ovviamente aumentano anche i centimetri. Ecco perché il dimagrimento, al di là del numero sulla bilancia e dei centimetri, bisogna guardare le foto, bisogna guardare i vestiti, bisogna anche, come dire, toccarsi anche al tatto. Una donna in sovrappeso con dei chili di troppo ha una pelle più moscia, per capirci. Una donna che tonifica, costruisce massa magra e massa muscolare, ha una pelle che al tatto è più dura. Ok? Ecco perché non bisogna focalizzarsi sui numeri che si vedono, perché i numeri possono dipendere e variare soprattutto per tanti motivi. Ma i vestiti, le foto, il come vi sentite, quello no.
Ma con il mantenimento, sono sempre quelli grammi quando fai il percorso dimagrante? No, ovviamente subisce un cambiamento quella che è la strategia alimentare, ovviamente. Dimagrimento e mantenimento sono due cose assolutamente diverse. Che tipo di acqua consiglio? Bevo acqua di rubinetto, ma noto che tanto quanto bevo acqua acquistata in bottiglie, senza fare pubblicità, che tipo di acqua consigli? Allora, io non consiglio nessuna acqua in particolare, Patrizia, perché fondamentalmente non voglio dire che tutte le acque sono uguali, c'è qualcuna che ha più sodio, eccetera, eccetera. Però l'importante è bere. Bere 2 litri d'acqua al giorno, che possono diventare anche di più, soprattutto d'estate, perché d'estate si tende a sudare di più e tendi quindi ad eliminare più sali minerali, no? Perdi più sali minerali, più liquidi, più vitamine e quant'altro, quindi sicuramente anche bere un po' di più. Ci sono delle acque che effettivamente ti fanno andare più in bagno, l'acqua che elimina l'acqua, ad esempio, se hai seguito la pubblicità capisci di che acqua sto parlando, quella effettivamente ti aiuta ad andare più in bagno. Ovviamente, se noti che, cioè, o l'acqua del rubinetto o l'acqua in bottiglia, bene o male, fa lo stesso, anche perché in Italia siamo, anzi siete, molto fortunate, perché in Italia, tranne in alcune regioni, in alcuni posti, ma in Italia l'acqua del rubinetto è soggetta a numerosi controlli, quindi può essere bevuta, contrariamente a quanto magari vi dicono che non potete bere l'acqua del rubinetto. No, voi potete bere l'acqua del rubinetto, perché in Italia ci sono, almeno sull'acqua, numerosi controlli che poi vengano effettuati male, insomma. E no, non lo so, sto scherzando, sto ironizzando ovviamente, però vengono effettuati dei controlli, quindi potete bere tranquillamente l'acqua del rubinetto, non vi fa venire calcoli renali, non vi preoccupate, potete bere quella. Se noti che con l'acqua di bottiglia ti trovi meglio, vai più volte in bagno, ti piace di più anche come sapore, perché anche l'acqua cambia un po' quello che è il sapore, bevi l'acqua in bottiglia semplicemente. Io suggerisco l'acqua di rubinetto per evitare uno spreco di plastica, perché con le bottiglie sprechi un sacco di plastica, però ognuno beva insomma l'acqua che preferisce. Io ho comprato i bollè, sì, possono aiutare a dolcificare l'acqua, io non li preferisco tanto perché alla lunga scocciano, poi ti resta sempre quel sapore di dolce in bocca, no? Quel sapore di dolcificante, come quando bevete la Coca-Cola Zero, che vi resta quel sapore di dolce, no, in bocca, vi resta un bel po'. Quindi io li ho messi da parte, però se vi aiutano a bere di più, ben venga. Allora, dai, dato che non ci sono domande, dato che si è fatta una certa ora, io vi saluto, ci vediamo nella diretta probabilmente di domani, restate aggiornate sul gruppo per vedere se ci sarà la diretta oppure no. Ci vediamo nella diretta di domani, sì, con la musica, sì, puoi mettere la musica quando ti alleni, ti stimola soprattutto ad allenarti anche di più, nel senso ti dà più carica, ecco, volevo dire questo. Io ci sto pensando e ripensando su questo percorso. Guarda, Filomena, pensaci, ripensaci, fai quello che vuoi, io non sto qui a costringere nessuno, perché non ne abbiamo bisogno di star qui a forzarvi, a costringervi ad entrarvi, anzi, non entri tu, entra un'altra donna più motivata e determinata, cioè lo dico proprio senza peli sulla lingua come al solito, e siamo pieni di richieste, c'è la garanzia soddisfatto rimborsata sul risultato, offriamo anche quella, che te fai spiegare dal consulente, non sto qui adesso a spiegartela. Quindi fai tu, pensaci tu, vedi tu, tra 3 giorni noi chiudiamo. Consigli musica particolare, Patrizia, la musica che ti piace di più. Scegli la musica che più ti piace e vai, allenati. Ti consiglio le cuffie, ti metti le cuffie e ti alleni una meraviglia. Nessuno che ti disturba, nessuno che ti rompe le scatole. Anche se ti alleni da casa, almeno non senti magari i figli che ti chiamano, non senti proprio niente, ti isoli per quella mezz'oretta. Dai, ci vediamo nella prossima diretta, cominciata da poco, cominciata da mezz'ora, guardala in differita perché tanto verrà salvata anche qui su Instagram. Ci vediamo nella diretta, nella prossima diretta, che sarà prossimamente, domani, dopodomani, non lo so, e ciao a tutte!